Benvenuti a un nuovo video di Aquascaping Lab. Oggi trattiamo dei valori dell'acqua, che come sapete sono fondamentali per il benessere del nostro acquario. Come tutti sappiamo, i nostri acquari rappresentano un ecosistema chiuso che fino a prova contraria, cioè fino a quando non vengono inseriti elementi diversi dall'esterno, dovrebbe essere funzionante per se stesso. Ovviamente tramite l'uso di un buon filtro, tramite l'uso di CO2 se ci sono delle piante, il nostro acquario dovrebbe riuscire, soprattutto se è ormai installato da un po' di tempo, a procedere in maniera filata per tanto tempo. Ovviamente in questo equilibrio che si va a creare, importantissimi sono i valori dell'acqua. Sapete voi cosa vuol dire pH, cosa vuol dire GH, durezza totale? Adesso andiamo a vederlo con questo nuovo tutorial. Andiamo quindi subito a vedere i primi tre valori fondamentali per, diciamo, la salute dell'acqua. E sono il pH, che può essere acido, neutro o alcalino, la durezza totale, che è il valore GH, altrimenti detto, e la totale alcalinità, che è detta KH. Il pH indica la natura acida, neutra o alcalina dell'acqua. Si dirà che un'acqua è dura quando è molto alcalina e quando è invece dolce è perché è più acida. Da ricordare che i valori da acido a alcalino vanno dallo 0, che è molto acido, all'alcalino, che arriva a 14. Il neutro, valore neutro, che è, diciamo, il valore ottimale per il nostro acquario e per avere una giusta combinazione di anidride carbonica e di carbonati, che è ciò che appunto forma il pH, è sui 7, sul valore di 7 più o meno, ovviamente oscillante comunque intorno ai 7. Per questo si consiglia ogni settimana di valutare l'entità del pH tramite anche semplici cartine tornasole, non importa avere le multifunzionali, che poi vediamo, per tenere sempre sotto controllo, soprattutto con pesci magari più delicati, questo valore. Parlando di pH, una cosa molto importante da valutare e che vi voglio ricordare sempre è che noi acquariofili usiamo per riempire le nostre vasche l'acqua, ovviamente, del rubinetto del nostro comune di appartenenza. Ora, ogni comune d'Italia ha un livello di pH diverso a seconda della città. Questa è una cosa da valutare molto bene, perché se la durezza dell'acqua è eccessiva, ovviamente questo può provocare dei danni enormi, come ovviamente se è troppo dolce, quindi se è troppo acida. Come fare se si presenta il problema di un pH troppo acido o troppo alcalino? Spesso è troppo alcalino perché le acque comunali sono molto dure. Si procede in due modi: si fa un cambio parziale d'acqua con un'acqua di osmosi, che è un'acqua con GH e KH a 0, quindi senza la presenza di minerali e un'acidità neutra. E ovviamente la possiamo trovare dal nostro acquarista di fiducia. Oppure usiamo un impianto di CO2, cioè impianto per l'anidride carbonica, che è diciamo un intervento un pochino più blando, un pochino meno efficace, ma che comunque abbiamo se abbiamo un acquario ad esempio molto piantumato, con presenza di piante, muschi, eccetera. Quindi può essere efficace anche comunque tenere un impianto di CO2. Questi metodi che abbiamo appena detto sono utilissimi anche quando ci sono in acquario dislivelli di KH da una parte e di GH dall'altra. Cosa significa? Allora, il KH sono le presenze di sali di calcio e sali di magnesio, che ovviamente se in eccesso o in difetto possono creare dei grandi squilibri sia ai pesci che alle piante. Ovviamente sono da tenere ben sotto controllo e fondamentalmente hanno dei valori che si devono attestare dai 4 ai 6. Il valore del KH, che è l'alcalinità totale, è accompagnato anche dalla durezza totale, che è il valore GH.
Il valore GH indica sia la presenza di sali di calcio e di magnesio, ma anche poi di tutti i sali minerali che sono presenti nella vasca. Quindi anche questo è un valore da tenere sotto controllo. E ricordo che il range in cui diciamo siamo a valori ottimali è dal 5 all'8. Abbiamo visto quindi questi tre valori molto importanti che riguardano soprattutto i sali minerali disciolti nell'acqua e che ovviamente sono importantissimi per determinare i valori base dell'acquario. Un altro argomento importantissimo, e per questo vi rimandiamo al prossimo video e cliccate qui, sono i nitriti e i nitrati, che sono una cosa un po' diversa rispetto ai minerali perché fanno parte del ciclo dell'azoto e quindi lo tratteremo poi in questo video, cliccate qua, a parte. Vi ringrazio di essere stati con noi, mettete il mi piace su questo video e iscrivetevi al canale Aquascaping Lab. Grazie!